Lui e Ali è nel campo di accoglienza per richiedenti asilo di Bari Palese e da più di un anno stanno lottando duramente per il riconoscimento del diritto d'asilo e quindi del permesso di soggiorno. 45 di loro sono stati anche arrestati a seguito di un blocco stradale e ferroviario e hanno passato 6 mesi in carcere e sono ancora in processo, sotto processo. We are from Bari camp, and over there are Arab uprise, refugees from Middle East and Asia. And to me, I'm from North Africa, Italy to be precise. We passed through the sea, fleeing for our lives, and we found ourselves in a legal refugee nation, Italy. Ringrazio tutti, noi siamo nel campo di Bari, c'è stata una rivolta lì dei rifugiati provenienti dal Medio Oriente, dal Nord Africa, io in particolare vengo dalla Libia, siamo arrivati qui legalmente, stiamo correndo molti pericoli per la nostra vita, in Italia che è un paese che riconosce il diritto d'asilo. Infatti, a lot of us died, perished on the sea. Lucky we are, we found ourselves here. Molti di noi sono morti in mare, noi diciamo, abbiamo la fortuna di essere arrivati qui. As we are in the camp, we came there and they give us procedures for the seeking of the asylum. We read all and it changes to a new story. Quando siamo arrivati qua ci hanno dato le leggi che regolavano la richiesta per il diritto d'asilo, però diciamo, non è stato, la storia è cambiata, non era così che si sono svolti i fatti. In fact, they told us that when you are a family man, you will be given humanitarian. If you are sick, you will be given humanitarian. The pregnant ones will be given humanitarian. And if you go to commission and they deny you, you have a free court proceeding, free. You will not pay, but the whole show changes. You go, they deny us, they deny the pregnant, they deny the family ones, and even when we go to them to make a recourse, when they give us negative, they ask for big money. When we nei regolamenti che ci avevano dato si diceva che le famiglie, le donne incinte, gli ammalati avevano direttamente diritto di ricevere l'asilo politico. Ci avevano detto che in caso di diniego il ricorso sarebbe stato gratuito, però le cose non stavano così. Molti di questi casi hanno avuto sono stati respinti nella loro richiesta alla Commissione. E quando qualcuno doveva fare il ricorso contro la decisione negativa, doveva pagare un sacco di soldi. With this we organize a demonstration to go to the governor 3 times. They tell us they will be coming, they don't come. Noi abbiamo organizzato diverse manifestazioni, siamo andati 3 volte sotto la prefettura. Okay, now we demonstrated and they arrested many of us into prison, and thanks to some organizations they help us, some of them are free and others are still in prison. E durante la manifestazione 45 di noi sono stati arrestati e grazie al supporto delle organizzazioni adesso sono stati liberati. Now what we want now, your support is that now when we are there they don't give us documents, there is no house, they tell us that we have to go out from the camp, our camp time is finished. We go out without a document, without house, it means that we have to struggle anyhow to leave. And this creates a lot of criminals, which are dangerous to you and I here. And we don't want to find ourselves in that situation. So that we are here to announce our problem to you, so that you will know how to also help us. When we are there, they deny us of documents, there is no house, they will tell you that your camp time is up, you have to go out, you will be pushed out, you go, you have nowhere to go. So you will be forced to live a criminal life. That is more dangerous to you, the Italian citizens, and we, even the strangers. Il diniego dei documenti ci sta portando a vivere in condizioni difficilissime. Per poter sopravvivere saremo costretti a diventare dei criminali e questo sarà pericoloso per voi e per noi.
We are asking that, e stiamo chiedendo per questo, diciamo, il vostro aiuto. When we go to renew our court appeal, the act of residence, we are saying that as you are not giving us any residence, there is no need you ask us a residence when we go to renew our recourse for the consular. Abbiamo problemi, diciamo, perché fuori dal campo non sappiamo dove andare, non abbiamo casa, non abbiamo residenza, quindi ci mandano allo sbando. Now we appeal to you for your support, so that any time that you engage international, something like this, you put the welfare of the refugees inside, so that we move together for the safety and development of this nation. Together we enjoy. Quindi la cosa che faccio è mi appello a voi, perché affinché ogni volta che ci sia un appuntamento nazionale, una mobilitazione, voi prendiate carico dei nostri problemi, ci supportate e insieme si riesca a creare un movimento, diciamo, di unità per questa nazione. When we go there, they tell us that it's slow. But what is law? A law is there to ensure peace. Whenever you put law in this great problem, it means the law has to be amended. Ci hanno detto ci dicono sempre c'è la legge, però se una legge non assicura condizioni eque e vivibili e non assicura pace, questa legge va cambiata. Thank you very much. Grazie. Noi volevamo portare la testimonianza di un'azienda enorme come la Sigma Tau, seconda per grandezza in Italia, è un colosso a capitale nazionale, è stato sventrato da politiche neoliberiste che hanno visto la connivenza delle istituzioni a tutti i livelli, a partire dalla regione che ha firmato da subito la cassa integrazione per 569 lavoratori, tenendo conto solamente del bilancio dell'unica azienda, quella di Pomezia, e non del gruppo, non del bilancio consolidato della holding Sigma Tau, che risulta essere ampiamente inattivo. Diciamo che la regione ha voluto fare questo passo, che è stato veramente indicibile, con la complicità del Ministero dello Sviluppo Economico, il ministro Passera, che ha avallato, quando finalmente sarà riuscita a riportare sul tema del gruppo, dell'azienda e dei suoi capitali, ha comunque anche lui nicchiato su questa cosa. Nel momento, noi abbiamo fatto 48 giorni di presidio, nel momento in cui l'azienda era quasi nella condizione di dover cedere diciamo, alla lotta dei lavoratori, succede un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Tutti e tre i sindacati, CISL, UIL, la UGL e tutti i sindacati principali ci hanno completamente venduto per qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Noi ci ritroviamo oggi con un accordo sindacale che dice nulla, che ci dice vi diamo come incentivo alla cassa integrazione 350 euro presi dal vostro IFR se firmate la via dell'esodo e che non fate causa. Un accordo che vede, che parla di una rotazione per tutti. Hanno discusso della rotazione 25 su 400, ancora continuano a dire che questo è un buon accordo. Il 23 sono andati ad un'industria per contrattare l'incentivo sulla mobilità. L'azienda ha concesso 350 euro per ogni mese di mobilità, una sciocchezza, 12.000 euro circa loro. Il sindacato che fa non firma l'accordo e non propone nulla per ostacolare questi padroni ottocenteschi che, appoggiati dalle istituzioni, riescono a maltrattare in questo modo i lavoratori. Noi avremmo sempre sperato di avere a fianco un sindacato vero, dei sindacati che ci avessero tutelato in questa questione. Purtroppo non ce ne abbiamo avuto. Ora cominciamo ad aprire gli orizzonti con la UST, stiamo lavorando insieme a loro per portare all'interno della nostra azienda finalmente un sindacato degno, perché ce la prendiamo un po' troppo con loro, forse è vero, perché il vero artefice di tutto questo sono quei padroni ottocenteschi
che con le connivenze della politica sono riusciti a portare la messa in liquidazione di due aziende, la Praxis e la Tecnogen, due centri di ricerca eccellenti. Questo è un attacco alla ricerca italiana, è un attacco alle aziende solide italiane. Ringrazio, io avrei tante cose da dire, ma mi rendo conto. Grazie dell'intervento. Allora, l'assemblea convocata da RSU e RSA a Roma il 26 maggio ha raccolto la sfida di chi sta lottando contro l'aggressione scatenata dal governo verso il mondo del lavoro, ma siamo soprattutto indignati per la rassegnazione o perfino l'assenso con cui le direzioni CGL, CISL, UIL, UGL hanno accompagnato e favorito questa aggressione. L'assemblea condivide quanto proposto nella relazione e raccoglie le indicazioni e i contributi emersi dal dibattito. Le pensioni sono in via di essere ridotte a sussidi di sopravvivenza e l'età di quiescenza è stata portata a livelli inediti in Europa. Centinaia di migliaia di lavoratori messi fuori dalle aziende con accordo spesso ricattatori vengono messi in condizione di non avere più né un salario, né una pensione, né un ammortizzatore sociale. I salari sono fermi da almeno 20 anni, mentre i prezzi galoppano. I contratti nazionali sanciscono la riduzione delle retribuzioni, l'aumento degli orari di fatto e la regola delle deroghe. La precarietà è diventata la forma generalizzata di assunzione. Un esercito di milioni di giovani vive quotidianamente senza diritti e nell'incertezza più totale sul proprio futuro. La disoccupazione tocca livelli inediti ed è destinata a crescere ulteriormente per la chiusura di tante fabbriche, ma anche attraverso la drastica riduzione dell'occupazione nel pubblico impiego. I servizi sono stati privatizzati, peggiorandone la qualità e aumentandone i costi per l'utenza, mentre si faceva cassa sui diritti e sulle retribuzioni degli addetti. Il padrone sceglie i sindacati da legittimare, mentre gli altri, in particolare FIOM e sindacati di base, vengono cacciati dalla porta delle aziende. Infine l'articolo 18. Quella norma che giusto 42 anni fa ha posto un limite all'arbitrio e all'autoritarismo padronale è in procinto di essere cancellata, sopprimendo la funzione deterrente della reintegra e ripristinando l'effetto intimidatorio della minaccia di licenziamento contro chi si attiva politicamente o sindacalmente o contro chi, comunque, ha un comportamento non gradito al padrone e ai capi. In queste settimane in molte aziende c'è stata una massiccia reazione contro questo stravolgimento dell'articolo 18, con fermate, scioperi, picchettaggi, blocchi stradali e manifestazioni. Ma se stessimo all'azione di CGL, CISL, UIL, UGL, tutto ciò sta passando senza una resistenza degna di questo nome o addirittura con un vero e proprio consenso, in nome della governabilità e della nuova unità nazionale che sostiene il governo dei tecnici, diretta emanazione della BCE, dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Noi non ci riconosciamo in questa unità nazionale, ma anzi ci battiamo per cacciare il governo Monti-Fornero. Il movimento di lotta nelle fabbriche e nei posti di lavoro, a cui anche molti dei delegati e delle delegate qui presenti hanno dato vita nei giorni scorsi, deve continuare con l'obiettivo di impedire la trasformazione in legge del disegno Fornero. Siamo disponibili a valutare e sostenere ogni iniziativa di mobilitazione che persegua gli stessi obiettivi, ma questa mobilitazione dovrà rimettere in campo non solo la difesa dell'articolo 18 e la sua estensione ai milioni di lavoratrici e di lavoratori che non ne sono tutelati, i precari, i dipendenti delle piccole aziende, ma anche una piattaforma complessiva per invertire la tendenza a far pagare la crisi ai lavoratori e alle classi popolari. Intendiamo elaborare questa piattaforma in maniera compiuta in un prossimo appuntamento assembleare analogo a questo. In ogni caso, già da oggi proponiamo alcuni punti irrinunciabili. Il blocco dei licenziamenti,
il rinnovo di tutti i contratti attraverso piattaforme costruite con la partecipazione democratica dei lavoratori, la riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, un aumento dei salari e delle pensioni generalizzato e consistente, il ripristino di una scala mobile dei salari e delle pensioni per tutelarli dalla nuova inflazione, la riconquista del pensionamento di vecchiaia a 60 anni di importo adeguato, no ai fondi di pensione privati, la definitiva abolizione di tutte le forme contrattuali precarie, il blocco delle privatizzazioni e la ripubblicizzazione dei servizi già privatizzati, una politica fiscale di forti sgravi sul lavoro dipendente e sulle pensioni, compensati da un forte aumento della progressività delle aliquote e da una patrimoniale sulle rendite e sulla ricchezza, il diritto al reddito, alla casa e alla gratuità di tutti i servizi pubblici per precari e disoccupati, la elezione libera dei propri rappresentanti sindacali, senza alcuna limitazione da parte del padrone e senza quote riservate, abolizione della Bossi-Fini e uguali diritti per i migranti. Si tratta di rivendicazioni minime ed essenziali per preservare livelli di vita e di dignità basilari in un paese civile. Se sembrano incompatibili con il pagamento del debito, diciamo è il debito che non va pagato. Per questi motivi e per difendere l'articolo 18 nel suo valore di fondo e nella sua essenza simbolica, noi invitiamo tutte le RSU, le RSA, le organizzazioni e le aree sindacali che condividono queste esigenze a organizzare nelle prossime giornate dell'8 e del 9 giugno momenti di lotta, fermate, scioperi, azioni di protesta, presidi. Indiciamo per il pomeriggio dell'8 maggio, a partire dalle 16, a Piazza Montecitorio, un presidio della Camera dei Deputati che sta dibattendo del futuro dei nostri diritti. Invitiamo tutte e tutti, RSU, RSA, organizzazioni e aree sindacali, a rendere permanente la lotta anche nei giorni successivi, fino all'ultimo giorno utile, per impedire l'approvazione parlamentare della controriforma Fornero e ancora oltre nei prossimi mesi.